Abbiamo un tilopetto in questo nuovo episodio del Portale Millenario. Cosa molto interessante. Adesso abbiamo negli amici Gumbella. Appare anche lei nella schermata iniziale. Volevo solo far vedere questa cosa qua. Quindi iniziamo subito al nostro terzo episodio. Oggi andiamo nella piena Iride. E credo di più o meno dover... Non dover, proprio meno riuscire ad aggiungere quasi le due chiavi. Quindi lo vedremo più tardi. Così. E cominciamo. Con le qua ieri abbiamo sconfitto il Calamaco, quindi il primo boss del gioco. Cavolo. Capitolo 1, Mario, il castello e la dragonessa. Presumo di riuscire a finire, diciamo, il capitolo 1, piena dell'Iride. In 3 episodi dovrei riuscire, lo spero. Questa è la piena dell'Iride, dove dovrebbe trovarsi la gemma stella. Forza Mario, iniziamo. Ma non salverò. Perché non ho intenzione di salvare al momento. E qui c'è la prima scheggia stella. Ma io so che qua è possibile trovare 2 schegge stella. Di quello che ho trovato io. E anche ottenere anche strumenti. Tipo un fungo da 5. Cos'era? Accipicchia. Non avevo mai visto prima d'ora un mostro così grande. Che spavento, ragazzi. Comunque, è volato di sicuro nel castello, là dietro. Dico bene? Proseguiamo prima che torni indietro. Cosa molto importante, prenderemo già poi tutti i soli custodi del mondo del castello, beh. Non so qua se avevo una chiave. Ma questi tizi, questi cosi possono colpire alcuni. E alcuni mi daranno anche, degli oggetti. Oggetti anche molto utili. Tipo te mi dai qualcosa? No? Ok. C'è una prima battaglia contro un Goomba. Che ci dà un fiore di fuoco. Molto bene. Quello che i Goomba... hanno 2 punti vita, abbiamo anche già visto negli scorsi episodi. Vabbè, nello scorso episodio, essendo che abbiamo usato l'enciclopedia su di loro, anche questi qua, anche i Goomba con il casco spinato. E questa è un'altra tessera, la tessera Totorischio. Allora, per il momento l'attivo. Perché posso. Ok, sconfitto. Anche i Goomba volanti hanno sempre solo 2 punti vita. Qui usiamo un salto. E otteniamo punti fiore che sono molto utili. Allora, qua se non erro si va nello sfondo... O se vai in un altro tubo che probabilmente non possiamo fare niente. Ok, qui sì. Ok, quindi andiamo in un altro tubo. Perché non prenderemo il prossimo alleato. Non possiamo fare niente. Mi manca quasi riempito la... la stella. Per ottenere la super abilità. Ok, abbiamo pure ottenuta. Per il momento non la userò perché non ne ho bisogno. La terrò lì per futuro. Magari quando affronterò il boss, quindi la dragonessa. Sei te allora. Vero? Dammi qualcosa di utile, visto che so che tu puoi darlo. Eccola qua.
Al momento non è tanto utile la coda cavallina, però fidatevi, la dovremmo usare. Ah Mario, stavo per dimenticarmene. Se c'è qualcosa che vuoi sapere durante l'avventura, tieni il pulsante ZL per usufruire dei miei suggerimenti. Ne so abbastanza per poterci riempire un'enciclopedia. Ma io consiglio, sempre fate ogni singolo nemico che avete per la strada, che più nemici sconfiggete, più punti esperienza ottenete per salire di livello. No, ho appena fatto una cavolata, volevo usare il martello, beh, ormai. Testata, andiamo su di lui allora. Non puoi usare il fiore di fuoco, sì che puoi usarlo, cavolo, ho sbagliato. Perché se non... Se l'avessi sconfitto potevo prendere io quel fiore di fuoco. Martello. Ok, sono quasi devo salire di livello. Ma credo che per il momento minterò la capienza spille. Spille, ciao. La capienza del oggetti di gioco. Ma mi sembra che qua non ci sia niente per di qua. Controllo, ma non credo. Niente, solo così per figura. Adesso controllo anche a destra, ma non credo. Ok, no, c'è una scheggia stella, ok. Allora, ce ne dovrebbe essere anche un'altra che dovrei prendere oggi. Il fatto che non me la so più o meno in che zona è, ma non mi ricordo come si ottiene. Chissà cos'è. Chissà cos'è. Bisogna provarlo per scoprirlo. Ok, dovrebbe essere tipo un'abilità randomica. E fiori di fuoco. Borgo fiore. Salve forestieri. E questo è Borgo Fiore. Sono felice di ospitarvi nel nostro bucolico villaggio. Ma quando la dragonessa Crimirde ha preso a svolazzare qua da queste parti, non si è più vista gente di passaggio. Crimirde deve essere il mostro gigante che abbiamo visto prima. Bene bene, Crimirde, un nome da non dimenticare. Chiacchiere a parte, hai mai sentito parlare della Gemma Stella? Mai sentita nominare. Però potreste chiedere al sindaco del borgo, il più longevo dei Koopa. Di certo lui ne saprà qualcosa. Proseguite per di qua e cercate una cosa rosa. Una casa rosa. Il sindaco vive lì. Rosa? Di pessimo gusto, ma facilmente riconoscibile. Ok. Ricevuto. Grazie moccioso. Allora, qua al momento ci sono alcune cose che non possiamo ancora fare, appunto. Buon di fiorito a tutti, mi chiamo Fiorella. Ok, intanto per il momento non potremo ancora fare quasi niente qua nella città. Allora, questo cos'è tipo il ok? Quello per dormire e per recuperare vita, potrei anche un attimo fare, sennò che sono messo male. Per solo 5 monete, ok, ci sto. Allora, qua volendo abbiamo il negozio, che andrò subito a depositare poi la cosa. Ok, però cosa desidera? Consegno articoli. Sì, il pacco chissà cos'è, me lo tengo.
No, l'unica cosa controllata è quanto costa un fiore di fuoco più un fungo, quindi in totale 12. C'è perché sono un giardino per di qua? Non credo. No, ok. Perché c'è un altro oggetto che possiamo prendere. Mi chiamo Candido Bucaneve. Sono un bobomba deluso e ferito dalla vita. Conduco ormai un'esistenza da eremita in questo borgo. Adesso vorrei stare da solo. Ehi, tieni le mani a posto. Tutto quello che vedi qui è un pezzo unico e insostituibile. Come si agita quando colpisco la sua roba? Bellissimo. E non ha nessuna reazione. Il dialogo non è sempre lo stesso. Qui c'è la casa del sindaco. Allora, qua c'è una tessera. Si chiama? Sì, tessere. Ma non possiamo ancora prenderla al momento. Non finché non finiamo il castello. Diciamo tipo l'ultimo livello di questo mondo qua. Però qua facendo così è possibile ottenere in qualche modo. Eccola qua, la foglia. La tarta foglia. Che volete, mascalzoni? Via, brutti ladri. Ladri. Cosa? Vi siete messi in testa? Come vi siete messi in testa? Proprio un bel nulla in questa casa, intesi? Posso darvi qualche spicciolo, è il mio carapace centenario, ma niente di più. Vi prego solo di non portarmi via la foto di me e mia moglie, da fidanzati. Ci tengo molto. Come? Non siete i ladri? E allora cosa cercate da me? La gemma stella? Beh, ditelo subito. Ebbene, la gemma stella che volete tanto si trova... Dove si trova? Non mi ricordo più. Oh, certo, c'è la Chimilde. Chimilde è una dragonessa terribile. La conoscete certamente, abbiamo appena vista. Il nostro borgo e i vi villaggi limitrofi sono terrorizzati dalla presenza di Grimilde. Beati voi che siete giovani e spensierati. Anzi, perché non... La sistemate voi? Certamente. Oh, grazie, grazie. Che sospiro di sollievo. E se vincete Grimilde e ci avete una lauta ricompensa. Come dite? Non volete la ricompensa? Certo che sì. Che po' di giovanotti. Idealisti e generosi. Senti un po'. Tu come ti chiami? Mauro? Proprio un bel nome, Mauro. Sì, Mauro. Ho capito, Mauro. Sì, Mauro. Se vuoi andare al castello, cerca il tubo segreto non troppo lontano dal borgo. Non so dove si trovi, ma so che per usufruirne ti servono la chiave sole e la chiave luna. Due nomi misteriosi, eh? La chiave dovrebbe essere nascosta da qualche parte alla rocca selvaggia. Forza, Mauro. Cerca il tubo per raggiungere Crimilde e vai a darle la lezione che si merita. Ricordate bene la chiave sole stiamo andando a prendere, non la chiave luna. Ma sì, andiamo avanti. Nella rocca selvaggia vivono dei mostri di pietra. O almeno così pare. Questa cancello serve a tenerli fuori. Ma se avete il permesso del sindaco potete passare. Ciononostante, mi raccomando, siate prudenti. Ehi, aspettate. Io, scusate, ma io... Ecco dunque, prima di tutto io sono Cobaldo, un sito che voi state andando al castello di Crimilde. E io avrei un piccolo favore da praticamente... Cioè, no, no, niente, non è il caso di... Arrivederci. La cosa molto importante adesso, che strano tipo, ma che caspita voleva? Allora, un attimo, una piccolissima cosa, devo anche un attimo capire il nome del sindaco. Ok, quello lo so, buona fortuna. Non mi dici il nome, ok? Eccolo qua, un'altra scheggia stella. Io cercherò di mancare meno schegge stelle possibili.
Nei peggiori casi sarà poi un video finale dove prenderò tutti i soli custodi mancanti, che non credo di riuscire, nel senso, non credo di mancarne neanche uno dei soli custodi. Almeno per i mondi, tralasciando fannullopoli. Mi dai una... Ok, allora No, mi sì, usiamo salto. Tecnica segreta, enciclopedia. E un Koopa. Quindi 4 punti vita, attacco 2, difesa 1, ubicazione stella di rocca, selvaggia, eccetera. Saliamo anche di livello, cosa molto buona. Adesso bisogna capire però il cosa far salire di livello. Allora possiamo far salire i punti vita a 15, quindi 5 in più, 5 in più di punti fiori o i punti per le tessere. Ma io ammetto che avrei per il momento, anche se però quelli del fiore. Allora, guardate, adesso potenzio i punti fiore, perché contro la battaglia boss, contro il secondo boss mi servirà, quindi contro Grimirde. Poi, se riesco, potenzio anche i punti tessera per aumentare i... Ma no, forse è meglio più a cominciare a potenziare i fiori, e i fiori, i cuori. Allora, qui non c'è niente neanche qua, quindi possiamo andare avanti. Facciamo molta attenzione perché i nemici possono prendere l'iniziativa. In questo caso... Ehi Mario, guarda gli spettatori. Vedi quello che ha in mano una pietra? Vuole attaccarti. Se uno spettatore ti colpisce con qualcosa, subisci dei danni. Devi assolutamente prevenirlo. Primi hits. Fate però molta attenzione perché a volte vi possono anche lanciare cose utili. Proprio così. Menduizio, poi difenditi dai colpi inferti dagli spettatori. Ma ci sono anche degli spettatori gentili che possono regalarti oggetti e monete. Con loro non litigare. Ok Mario, ora prova ad attaccare con il martello. Sì, perché se non che nello sfondo ci sono gli alberi, guarda un po'. Cignacca. Allora sarebbe inutile che io adesso... A volte i tuoi attacchi provocheranno il crollo dello sfondo. Attenzione, potrebbe cadere in testa anche a noi. Mentre siamo qui potrebbe succedere di tutto. Perciò sta in campana e cerchiamo di uscirne vincitori. Ma è inutile che sto dicendo attacchi il Koopa. Mi conviene attaccare il Goomba, se no potrei solo fare un danno solo al Koopa, quindi... Martello... E con Goombella abbiamo finito. Ok, ma lui lo sconfiggiamo. Dovremmo riuscire a sconfiggerlo adesso. Il Koopa. Ok. Qua c'è un blocco Pau, perché ci servirà per la prossima battaglia. Rocca selvaggia. Sembra una sorta di statua. Se dessi una bella botta al piedistallo con il tuo martello. Ma l'unico modo per il momento per sconfiggere loro
e con il blocco Pau che vi danno sempre prima della battaglia. Per lo meno adesso, quindi a 2 punti vita, attacco 1, difesa 2 e ubicazione Rocca Selvaggia. I blocchi Pau ricordo che si possono anche comprare dentro diversi negozi. E oggetti. Cavolo, iniziativa nemica. Ok, parata. Allora, vediamo un po' che mi converrebbe fare. Potrei usare la moto del fiore di fuoco, tanto ne ho tanti. Ne ho due. No, ne ho tre. Sì, ve lo faccio anche un attimo vedere come funziona. No, dammi il martello. No, anche questo qua va bene. Tanto devo solo fare un danno. Finito. Ok, punti fiore ottenuti. Vieni qua. Tanto non vi preoccupate se non vi ricordate più i nemici che avete scansionato, perché ogni volta che voi li scansionerete rimarrà sempre sotto la vita che hanno, quindi su quello non vi preoccupate. E questo è un nuovo oggetto, è un giratutto. Qua si può trovare il secondo blocco Pau. Una moneta e possiamo finalmente andare ad affrontare il secondo round contro arti nemici di roccia. Ok, quindi andiamo subito con la scansione. Quindi tecnica e enciclopedia, andiamo subito. Palla spina, attacco 2, no, punti vita 2, attacco 1, difesa 4, ubicazione rocca selvaggia, eccetera. E noi questi li sconfiggiamo di nuovo con il blocco Pau. Ma dovremmo aver quasi finito tutto quello che volevo fare almeno per questo episodio. Koopa. Allora, quanti siete solo in due, quindi. Allora, è semplice. La posso attaccare perché col martello anche il Goomba invece che te? Non posso. Adesso lui userà il fiore di fuoco. No, non posso fare niente con lei, quindi posso usare il martello con Mario. Quindi martello e finiamola qua. Quanto c'è tanto fiore di fuoco, quello che abbiamo usato alla fine, prima. E qui c'è una tessera buono dormita. E ormai siamo arrivati al punto in cui volevo arrivare.
che sicuramente prima del boss riusciremo anche a salire di nuovo di livello, quindi una cosa è buona. C'è più niente, vero? Otteniamo tutta la vita al massimo, anche tutti i punti che possiamo avere per 5 monete e andiamo. E là, finalmente dei forestieri. Confessate, siete qui per prendere la chiave sole e la chiave luna. Non è così? Allora vi sfido, se vincerete avete accesso alla chiave. Ma se perderete, ve la vedete brutta, davvero brutta. Ebbene, cosa fate? Accettiamo la sfida. Non potete più fuggire. Ehi ehi, è scottata di nuovo l'ora. Un caloroso benvenuto alla 65esima edizione del Quiz Twist. Se mi darete 5 risposte corrette avete vinto, ma la terza risposta errata siete puniti amaramente. Partiamo con la prima domanda. Cosa si c'era nella rocca selvaggia? La chiave sole. Lì, metto prima. La risposta esatta. Questa domanda è non troppo semplice, ma la prossima non lo sarà. Preparatevi. Proseguiamo con la seconda domanda. Un fungo, un fiore di fuoco, l'ho detto prima, dovrebbero essere 12 monete. La risposta esatta. Questa domanda è non troppo semplice, ma la prossima non lo sarà. Come si chiama il sindaco di Borgofiore? Provo così perché non lo so. Esatto. Colpo di scena, dove si trova la gemma stella? Nel castello di Grimilde. Avete mente a 4 domande. Ma il prossimo sarà una domanda super difficile. Concentratevi. Proseguiamo con la quinta domanda. Come si va alla piana delle Ide da Fanullopoli? Col tubo, siamo entrati. No, la risposta è esatta. E siete a ben 5 risposte giuste. Avete vinto. Ho per tutti i quiz. Come ho potuto lasciarvi vincere? Va bene, passate pure, maledetti esseri rimprovevoli. Allora io adesso qua stacco. L'episodio finisce così. Perché voglio perlomeno lasciare libero, diciamo, il castello in due parti. Quindi adesso poi sicuramente nel prossimo periodo credo che cominceremo già anche il castello di Grimilde, è possibile. Salvo, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao lupetti!